Se stai cercando un DOT che replica un EOTech, magari un XPS3, allora segui attentamente questo video perché oggi ti mostro la miglior replica di un EOTech che abbia mai provato. Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Bull e oggi ti parlo dell'Holy Warrior S1, un'ottima replica di un EOTech XPS3, nel mio caso in colorazione Coyote con serigrafia WID. L'ho acquistato da AliExpress in offerta per 115-120 euro e ho scelto questo colore con questa serigrafia, ma ve ne sono anche delle altre in vendita disponibili anche in colorazione nera. Holy Warrior è un brand cinese che produce attrezzature per il soft air, tra cui questi DOT di altissima qualità secondo me. Però attenzione a non confondere il normale XPS3, sempre prodotto da Holy Warrior, con questo modello, il modello S1. Infatti il modello S1 è quello più costoso e ovviamente più performante. Sul web in molti lo giudicano come il miglior EOTech replica, tanto che però anche alcuni negli States lo hanno testato anche sui Real Steel. Allora io ovviamente mi sono detto, dopo diverse repliche più o meno costose possedute in questi anni, sarà questo il mio EOTech definitivo? Così l'ho acquistato. Bene, ora vi dico subito che cosa ne penso, perché l'ho testato in questo mesetto abbondante e ve ne parlo in maniera ovviamente onesta. La risposta a quella domanda è sì, è probabilmente la replica di EOTech da comprare nel 2022. Però ragazzi, attenzione, non è tutto oro quello che luccica, perciò partiamo subito a parlarvene e a vedere che cosa vi è dentro la scatola. Aprendo la scatola troviamo un bel po' di cose: un adesivo di Holy Warrior, libretti informativi e istruzioni, panno morbido per la pulizia delle lenti e adesivi per gli avvertimenti del pericolo laser. Poi c'è anche una protezione per la lente frontale in policarbonato, che male non fa, e ovviamente ragazzi il DOT splendido in colorazione Coyote con loghi originali, serigrafia laser sul fianco, come vi ho detto, modello WID. Ora, per non perdere altro tempo, io divido questa recensione in 3 punti. Il primo punto parlo di qualità costruttiva, il secondo di funzionalità e qualità visiva e il terzo distorsione e parallasse. Qualità costruttiva: questo DOT è costruito con materiali di qualità, l'alluminio ha un'ottima fattura, finitura, e la colorazione è corretta ragazzi, non è quel coyote, diciamo quell'oro tendente al rosa che alcune low cost hanno, insomma la colorazione è buona e le lenti ragazzi sono altrettanto buone, sono luminose, non riflettono eccessivamente la luce, i pulsanti di questo Red Dot sono ottimi, restituiscono un bel feedback, un bel click netto quando li si preme e la regolazione degli assi è precisa e ovviamente una volta regolata questo DOT la mantiene. Questo ve lo dico perché l'ho testato anche con delle repliche blowback e non ha assolutamente perso la taratura. Il vano batteria ragazzi è realizzato bene, ha un OR di tenuta e la batteria CR123 si innesta perfettamente nel DOT, ha una buona durata. E che altro ragazzi, per toglierla ovviamente sembra quasi talmente precisa all'interno del vano batteria che si fa quasi fatica, sembra un effetto ventosa. Comunque per il discorso invece dei loghi ragazzi, sono realizzati molto bene, danno quella sensazione di qualità e aggiungono quel dettaglio fondamentale a questa replica. Funzionalità: questo DOT ha principalmente 2 funzioni, il punto visibile classico degli EOTech, quello rosso, e il punto IR. Infatti premendo il pulsante NV si passa appunto alla funzionalità infrarossa, in visione notturna, ovvero il classico punto laser degli EOTech diventa IR, infrarosso, consentendo quindi la sua visione solo con dispositivi di visione notturna, come gli NVG praticamente. Ma prima di parlare di questa funzione vi parlo del punto visibile, di colore ovviamente rosso, a intensità variabile. Infatti a DOT spento, premendo una di queste frecce ragazzi, la freccia in alto e la freccia in basso, diciamo attiviamo il punto e possiamo regolare l'intensità con questi tasti. Ne ha tantissime di intensità e a intensità massima ovviamente è ottima, la visibilità con molta luce è buona, non soffre di particolari riflessi sulla lente e ovviamente ragazzi il punto anche con un po' di sole, il punto è ben visibile. Al buio tra l'altro possiamo abbassare l'intensità, tenere la potenza al minimo e il punto è comunque sempre ben visibile e ben definito.
ha dei timer impostabili che consentono, con diciamo a questo dot, un autospegnimento dopo alcune ore di inutilizzo, così se ve lo dimenticate acceso non vi drena la batteria. Inoltre, quando il punto lampeggia, ragazzi, questo dot vi sta avvisando che la batteria si sta scaricando. Comunque trovate tutto scritto nelle istruzioni, che seppur in lingua cinese e inglese, però alla fine comunque sono chiare. Riprendendo invece il discorso per il punto IR, premendo appunto, come detto ragazzi, ancora il tasto NV, si passa al punto infrarosso, sempre ad intensità regolabile anch'esso. Io ho testato anche questa funzione con la mia action camera modificata, non so se vi ricordate, l'ho mostrata in un video precedente. In ogni caso, con questa action camera ho notato una cosa che vi devo segnalare, vi devo appunto segnalare che questo dot con questa funzionalità si nota un leggero riflesso quando l'attivo sulla lente, questo riflesso del punto olografico. Ora intendo ovviamente, lo noto dalla action camera, perché a occhio nudo non si vede assolutamente nulla. Probabilmente, nonostante l'intensità sia regolabile, anche al minimo si nota questo riflesso, che però ragazzi non ne pregiudica il funzionamento, è roba di poco. In ogni caso parliamo di una funzione accessoria che non a tutti interessa, ma che a questo prezzo, ragazzi, comunque devo dire che nessuno offre. Distorsione e parallasse. Ho fatto diversi test e vi posso dire che le lenti non distorcono l'immagine, e questo, ragazzi, comunque non è cosa da poco. Inoltre sono molto luminose, non scuriscono la visuale come altri dot di altre marche fanno. E poi ho fatto anche un test per l'effetto parallasse, un test fatto alla buona a dir la verità, ma dimostra che questo Holy Warrior S1 non soffre eccessivamente di questo problema. Problema che comunque, devo dirlo, chi più chi meno, tutti i dot inevitabilmente hanno. Ovviamente quelli di una certa qualità e fascia di prezzo rendono quasi impercettibile il problema, però comunque sono cose ovviamente da ammettere. Conclusioni quindi, signore e signori: qualità prezzo ottima, costruzione e funzionalità senza eguali se parliamo di repliche EOTech, a questo prezzo specialmente, e consiglio l'acquisto senza dubbio a chi cerca questo tipo, questo modello, un EOTech. Credo che meglio forse ci sia solo l'originale. Comunque la funzione infrarosso è un plus non da poco, ma se non vi interessa sappiate che il punto rosso ovviamente è nettamente più intenso e visibile di tutte le repliche che ho provato finora, e già solo per questo sarebbe da comprare. Che dire, con il blowback non si stara, le lenti sono buone, pochissimo parallasse, nessuna distorsione, quindi direi super approvato. Se invece cercate un dot che funzioni bene ma che non sia per forza questo modello, diciamo olografico, un EOTech, io consiglio sempre il Vector Optics Maverick Gen 3, che è leggero, il punto è visibile sempre in ogni condizione, forse a dir la verità anche più di questo. È un prodotto che nasce per Real Steel ma che costa meno di 100 euro. Comunque andatevi a vedere la mia recensione sulla replica da competizione, monto appunto questo dot e non mi ha mai assolutamente deluso, quindi consigliatissimo, lo ripeto, lo ricomprerei mille altre volte. Quindi ragazzi, che dire, per oggi è davvero tutto. Io vi ringrazio per aver visto questo video, lasciate un bel like se vi è piaciuto, e se ancora non vi siete iscritti a questo canale ricordatevi di farlo, ma soprattutto ricordate di attivare la campanella qui in basso sulla destra per non perdervi tutte le nostre novità. Noi ci salutiamo ragazzi, ma ricordate che ci vediamo sempre qui con un nuovo video sul nostro canale YouTube. Da Bull è davvero tutto. Ciao!